Diremo come loro. Per Capodanno sicuramente ritornano un po' le acconciature, ritornano queste labbra bellissime rosse, ritornano questi occhi autoritari, molto con molta profondità. La bocca innanzitutto, grande protagonista, molto truccata, rosso, rosso, rosso in tutte le sue sfumature, va soprattutto rosso cardinale, con qualche concessione al rosa e al viola. Poi rendetele lucide, brillanti, seducenti, pronte per scoccare baci al momento opportuno. Il fondotinta è chiaro, l'effetto naturale proprio per far risaltare bocca e occhi, ma sulle gote con il Farda torna il rosso, porpora in questo caso. Per gli occhi fa tanto anni 40 l'ombretto nero opaco con la matita nera e quella che gli addetti ai lavori chiamano tecnica banana si allunga l'occhio e lo sguardo sarà più profondo e più autoritario, insomma una vera dark lady. Se insieme al nero invece usate il rosso lo sguardo sembrerà più caldo. Ma matita, ombretto e mascara non bastano più, ormai sono tornate di gran moda e fanno la differenza le ciglia finte, promettono occhi intensi, seducenti, ammaliatori. E i capelli? Tornano un po' le onde, tornano un po' le cotonature, tornano un po' le morbidezze. Dopo lavati i capelli si asciuga con una salvietta abbastanza energicamente e mette quei 10 bigudini della stessa grandezza, bassa la testa, come un po' si faceva una volta, si spazzola moltissimo. Mi trovo molto bella, sinceramente, non sembro neanche io un look così retro, veramente molto sofisticato. Le giovanissime in discoteca sceglieranno soprattutto il rosa e il viola, Farda e rossetto. Il capello liscio non va più, dunque osate con il mosso, il vaporoso, l'extension. Ma anche i giovanissimi si truccheranno. L'uomo mette una crema colorata idratante, mette un po' di lucida labbra opaco, che è molto bello, e addirittura del mascara trasparente. E che il nuovo anno cominci in bellezza. E in attesa di conoscere le previsioni